Allora, mister Mazzocchi, un punto importante, una grande prova da parte del Varazze, occasioni da una parte all'altra, è successo un pochino tutto in avvio per quanto riguarda le marcature, soddisfatto della prova dei suoi? Assolutamente, sono soddisfattissimo perché oggi hanno combattuto palla su palla per 95 minuti, quello che è durata la partita. Tra l'altro è stata una partita molto bella, perché appunto aperta da una parte e dall'altra, maschia però sportiva, quindi una gran bella partita. Dopo la prestazione di domenica, nella quale nel secondo tempo praticamente non siamo entrati in campo, volevo vedere una reazione e oggi c'è stata una grande reazione. Secondo tempo abbiamo fatto una bellissima partita. Ci manca sempre quel qualcosina per poter magari arrivare a vincerla e oggi ci è mancato quello, però forse era più importante non perderla, a livello morale sicuramente. E penso che se lo meritino i ragazzi per come stanno lavorando e per come si sono oggi messi in campo, a disposizione, e quindi bravi, complimenti. E poi alla fine sono sempre loro che fanno la differenza. È un Varazze che ha dato buone sensazioni anche dal punto di vista fisico, perché fino alla fine ha corso tanto e dava l'impressione di essere forse anche un pochino più brillante della Benga, pur non avendo magari quel guizzo, quell'ultimo passaggio per poter davvero tirare verso la Ma porta. sì, ma quello poi stavano bene, nel senso già prima, nel senso non era un problema fisico. E difatti io praticamente sto lavorando più che altro a livello psicologico, no? Perché comunque purtroppo quando ne vieni da un periodo dove i risultati sono sempre negativi, poi ti abbatti, no? Probabilmente anche domenica, nel momento che abbiamo preso gol, siamo proprio crollati psicologicamente. Oggi fortunatamente, nonostante abbiamo preso l'1-1, invece hanno continuato a giocare e a combattere palla su palla. E questo spero sia un passo positivo. Ne abbiamo la riprova la prossima partita. Ora purtroppo da una parte ci fermiamo, che se da una parte bene, perché perlomeno possiamo lavorare su altre cose, dall'altra parte potrebbe essere un male, proprio perché appunto con un risultato così positivo poteva dare quella carica giusta. Resta complicato entrare nelle prime 5, però che sensazioni ha per questo Varazze per il futuro? Guarda, non so neanche con chi giochiamo la prossima e non lo voglio sapere fino, cioè da stasera vado a vedere con chi giochiamo la prossima, proprio perché facciamo partita per partita, vediamo cosa riusciamo a fare, quello che racimoliamo e poi alla fine vedremo se saremo stati bravi a recuperare o se dovremo andare a giocarci questa ghigliottina e vedremo quello che sarà.